Ricevo moltissimi consigli su cosa devo fare, su come devo vivere. E in verità ho molti amici che mi vogliono bene e che in un certo senso patiscono il fatto che io, per le idee che ho del mio ruolo, spenda fatiche inutili nel tentativo sovrumano di tirare Dio sulla terra facendolo esistere in me. Vedono la buona intenzione di questo gesto, ma lo intendono sproporzionato, improduttivo, che non serve a nulla. C'è specialmente Organomikos che ha preso a cuore questa vicenda e in un certo senso lo vedo addolorato del fatto che io spenda energie mal riposte nel tentativo di sovvertire o modificare l'atteggiamento della Chiesa, questo e quello. Mi vuole dare il consiglio che io voglio dare a tutti. Bisogna non accanirsi contro le cose che non hanno un possibile esito. Questo consiglio è saggio, è sapiente, si può dare tranquillamente a tutti. Però, vedete, bisogna capire che cosa è produttivo e che cosa è improduttivo. Chiarito che questa vita è un test attitudinale, volto a fare scoprire a ciascuno di noi in sostanza che cosa piace, qual è la nostra propensione, che cosa vorremmo fare, tanto da essere continuamente sollecitati dagli eventi nel tentativo di entrare in azione personalmente, modificarli, accettando alcune cose e rifiutandone altre. Chiarito che questo atteggiamento è doveroso, perché seppure un test va fatto, se io partecipo a un test attitudinale che fingendo alcune situazioni, se è così, 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 tu cosa fai? Io dico, ma sono situazioni finte, quindi io non mi impegno, faccio fallire il test. Dunque, se la vita è un test attitudinale per scoprire che cosa poi in paradiso noi vogliamo realizzare, perché lì è il campo dove si gioca la vera libertà, non questo, che ripeto, è un test immodificabile, è una sorta di esempio che ti dà una macchinetta in un bar in cui non conosci un gioco e allora accendi una partita giocata così da esempio e ti mostra che cosa succede se tu vuoi abbattere il mostriciattolo, se vuoi. Mentre tu stai cercando di correggere quel promo, quell'esempio, se tu ti accanisci per cambiare l'esempio, tu poni in un modo sbagliato le tue intenzioni, perché è un esempio che ti è dato per capire. È inutile sforzarsi di modificare l'esempio. Però devi porti da parte di chi ti sta mostrando l'esempio per volere nello stesso modo e quindi assistere che se ti comporti in un certo modo succede questo o non questo. Insomma, ti devi far coinvolgere dalla vita. Devi entrare in essa con la tua volontà operativa. Non devi ritirarti in un luogo in cui dici, e beh, non posso fare altro che quindi. Devi entrare in gioco. Ma io do una speranza a tutti. Qualunque cosa l'uomo faccia, e guardate, sono categorico, qualunque cosa l'uomo faccia, la fa bene. Intanto perché è l'esempio che stiamo vedendo, quindi
ma per un motivo fondamentale, che il nostro sistema è poggiato sugli opposti, è poggiato sulla esistenza del bianco e del nero, togliendo di mezzo gli altri colori, estremizzando la situazione tra il luminosissimo e l'oscurissimo. Tutti e due sono veri. Di conseguenza, qualunque parte io scelga tra di loro, io sceglierò sempre due cose vere. Ne prenderò più dell'una e meno dell'altra, però sarà nell'ordine della scelta libera, personale, basata sul mio gusto. Quindi la mia scelta è vera, è imbattibile ed è giusta. Nessun altro mi può dire hai sbagliato, perché nessun altro può entrare nella mia testa, conoscere esattamente tutte le motivazioni che io avevo, non solo quelle legate alla razionalità, perché l'uomo è fatto anche di passioni, di forti desideri, di amori che incidono nelle scelte. Se la vita dovesse essere mantenuta in vita per l'amore che si abbia verso la vita, ma noi vediamo uno che amiamo e che sta perdendo la sua vita e lo amiamo più di noi stessi, noi arriviamo per amore, l'amore di una mamma per esempio, a perdere volentieri, a immolare la propria vita per la vita altrui. Questo è l'amore eroico che incide nel campo delle scelte, al pari di una scelta razionale che spinge a vivere, oppure in altre condizioni anche a morire. Nessuno può entrare dunque nella nostra capoccia per dire se io ho scelto bene o male, perché nessuno sa il valore delle mie personali attribuzioni. Di valore, attribuzioni di valore. Le mie attribuzioni di valore sono sacrosante e nessuno può giudicare hai amato troppo questo anziché quest'altro. Questo rientra proprio in quel libero arbitrio che il Signore mi ha dato e del quale io sarò responsabile. Ma nei confronti forse degli altri, che avrò danneggiato poi con alcune mie scelte? No, io non posso danneggiare nessuno con le mie scelte. E voi dite, ma non è così, non è vero. Fate un solo e semplice ragionamento. Il mondo è in equilibrio. Poniamolo come un punto saldo. Il mondo è in equilibrio. Allora, visto che io sono uno solo al mondo e ciò attorno a me tutti gli altri, il mio potere non sarà mai nei confronti di tutto il resto superiore a quello di tutto il resto, tanto da imporsi oltre la sua forza, ma sarà semplicemente il riequilibrio di tutto il resto. E se è il riequilibrio, quello che io sceglierò sarà doveroso, ma io solo conosco la condizione mia legata alla mia intelligenza, alla mia fede e alle passioni del mio animo. L'arbitro unico sono io e nel mio io valgono come forze vere anche queste che non sono conteggiabili, misurabili, ma sono valide. Di conseguenza il mio risultato complessivo è uguale a quello che c'è tutto intorno. Di conseguenza io semplicemente reagisco all'intorno, nei modi che l'intorno mi consente. Ma visto che io sono una forza di reazione, ecco che sono obbligato da tutto quello che è intorno a me. Chiarito dunque ciò, ritorniamo sul problema iniziale che avevo posto: come bisogna vivere, cosa bisogna fare, quali le lotte vere che bisogna prendere nella vita.
Ho detto, è una prova che ci è data, ma che bisogna prendere sul serio, fino al punto da desiderare di fare, da decidere di fare, da essere assolutamente decisi a compiere alcuni gesti, come se dipendesse da noi la possibilità di tradurre in atto la nostra volontà. Ecco, la differenza tra me e voi può essere questa. Io so che alla mia volontà fattiva, anche quando è molto, ma molto, ma molto determinata, non corrisponderà mai la capacità di tradursi in atto, perché ho la chiarezza ferma assoluta che il disegno della mia vita è già tracciato e non l'ho disegnato io e non posso in questo momento io modificarlo, anche se sono poste di fronte ad alternative operative ogni giorno. Mi alzo o non mi alzo? Se mi alzo o non mi alzo, cambia tutta la mia giornata. E quante scelte facciamo nella nostra vita? Provate a immaginare Giulio Cesare, da quando è bambino. Ogni volta che si alzava, se si alzava o non si alzava, mutava tutta la sua vita. Ebbene, una sola cosa è stata quella che è successa e che ha combinato tutte le azioni poi reali che sono accadute, nel rispetto della libertà definitiva assunta da ciascuna delle entità in campo. Il libero evento apparente di tutto ha portato, guarda, guarda, a una sola soluzione, un solo risultato possibile, per Cesare le Idi di marzo. Allora, esisteva o non esisteva quella libertà di Cesare in quella mattina di alzarsi o non alzarsi? Se la libertà che gli è stata data è stata vera, egli ha usato la libertà vera che aveva, facendo quello che ha fatto. Se avesse fatto qualcos'altro, non sarebbe stata la scelta vera. La scelta vera si sa solo dopo. E ce ne sono tante che si combinano tra tutte le parti in causa e portano sempre allo stesso risultato. Il risultato dell'apparente scelta libera totale di tutti gli altri, visto che la scelta poi è una, anche quando sembra affidata al caso, porta sempre allo stesso risultato. Noi siamo in un disegno tracciato dall'essere e dal non essere. Ecco, io che sono ben convinto di tutto ciò, quando mi sento dire, ma vedi amico mio, perché fai queste battaglie? A cosa ti portano? Vivi in un modo diverso? Io rispondo, io vivo nel modo che secondo me mi dà più possibilità. E qual è questo modo per me? Lottare, secondo voi, contro i mulini a vento. Voi dite, un mulino a vento non è un vero nemico. Tu ti poni contro dei veri nemici, per te può essere il fatto che il Papa non ti riceve, ti dovrebbe ricevere, quindi tu ti accanisci e ti sbalordisci di come mai questo che dovrebbe essere sensibile a tutti i poveretti si trova di fronte a un poveretto di spirito, a un matto, che rischia la vita ripetutamente perché vuole vedere il Papa e lui continua a starsene lontano, non accetta di farsi vedere e dimostra di essere chi? Una carogna, solo una carogna, ha detto in parole povere, che non interviene a salvare un mentecatto, che rischia la morte ripetutamente per essere ricevuto da chi, secondo lui, dovrebbe amarlo. E io non do del mentecatto o dell'assassino al Papa, anche se dico che questo sistema poi mi condanna a morte. Dico soltanto che anche lui sta in questo disegno divino che porta i maggiori responsabili a compiere le maggiori puttanate. Se tra gli apostoli di Gesù
Ce n'è stato uno che ha tradito 3 volte Gesù. No, non lo conosco, mai visto. È stato Pietro. E l'ha fatto dopo che Gesù già lo aveva preavvertito. Prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato 3 volte. Ma no, Signore, mai, non sarà mai. Ed è stato. Come mai solo Pietro? Perché Pietro è chi è amato di più da Dio. Ed è amato di più per delle questioni di scelta operativa del compito che deve avere Pietro. Non dell'anima, perché Dio ama in modo uguale tutte le anime sono figlie di Dio. Ma ama di più certi personaggi di altri e li fa sbagliare più degli altri. Chi sbaglia in questo mondo ed è accusato perché sbaglia, ha nei suoi errori il presupposto della salvezza, perché in questo mondo è il debole il vittorioso, è lo sconfitto il vittorioso, è chi patisce le sconfitte che è il vittorioso. Proprio nell'ottica dei beati che diceva Gesù nel Sermone della Montagna, in quell'ottica lì, e io giustifico Gesù e la sua verità dicendo che bisogna essere persuasi che se si è maltrattati dalla mala sorte non si è di fronte a un Dio carogna, ma a un Dio che ti ama perché vuole costruirti in base a quanto ti manca, in modo che tu desideri quello che non hai, e più lo desideri e non lo hai, più lo avrai. Ecco, se io desidero quello che non potrò mai avere, per esempio di essere ricevuto dal Papa come segno di amore per un poveretto, attestato che non mi farà mai, vedete, finché io sarò vivo, io non sarò mai ricevuto dal Papa. Mi piacerebbe essere smentito, ma io lo so già. Dopo se ne accorgerà. Ma tutto questo è il tradimento del Papa fatto al povero Cristo ed è nell'ottica dei 3 galli che stanno cantando per lui oggi in questa vita, fino a quando l'anno prossimo, secondo me, alla fine del tempo, il Dio in me risalirà in cielo e vi saluterà, facendovi così con la manina, come la tirò fuori dal grembo di Tamar quando diede annunzio di sé in Genesi 38. Ecco, messo di fronte a una situazione di questo genere, io credo che la mia vera libertà attiva, operativa, stia proprio nell'accanimento che io mostro a volere correggere Pietro, a volere fare capire gli errori che sono fatti, e sono messo di fronte a persone che, tranne i pochi che mi seguono qui su YouTube per ora, sembrano non accorgersi di questi temi, della verità e dell'importanza assoluta di questi temi. Perfino i filosofi grandi non si accorgono dell'esistenza tra di loro di un filosofo che è il più grande tra tutti i filosofi mai esistiti. Tutti i filosofi hanno sempre cercato di tirare le somme dell'esistenza togliendole di mezzo ogni ingiustizia, ogni possibile difetto, dicendo qual è la soluzione assoluta, e non ci sono riusciti. Io sono l'unico, ma non se ne accorgono nemmeno della esemplificazione della perfezione che io do in questa vita, e chiamano il perfezionismo il difetto dell'uomo quando aspira ad essere perfetto. Per l'uomo di scienza oggi il perfezionismo è quell'eccesso dato al tentativo della propria perfezione, per cui uno poi arriva a guardare l'ago nel pagliaio, non ne fa passare una in questo tentativo di essere perfetto che diventa mostruoso. Vedete benissimo che la perfezione invece a cui apro io è tanto possibilista da essere la più misericordiosa, quella che accetta di più e lascia di più a ciascuno la sua libertà.
e nell'ottica della ragione. Io ti lascio essere un sì o un no, e sarai la tua stessa causa di salvezza con quello che avrai fatto. Perché se il tuo sì sarà rivolto al tuo sì, avrai un sì. Se il tuo no, alla fine, inciderà proprio per quello che è su di te, come il no, avrai il sì per ribrezzo nei confronti del tuo no, per l'avversione messa in relazione al tuo stesso essere. Quando lo vedrai in un confronto incrociato, in una partita doppia di entrata e uscita, e ti potrai accorgere di quanto male ti fa il bene che ti fa ora. Ecco, io so tutto ciò. Ecco che questa è la verità che mi salva. Perché tutto il tentativo che io faccio, che voi in un certo senso mi attribuite come una colpa improduttiva che non mi porta a nessuna parte, la ripeto per ordine di chiarezza. Amodeo, tu vuoi essere il Padre Eterno qui che spiega tutto, che trova una ragione a tutto, che fa vedere attraverso i numeri come stanno le cose in verità e ti accanisci in tante cose nel tentativo di salvare le coscienze senza condannarle, dicendo abbiate fede che Dio è un padre buono che, lasciandovi libertà, proprio per la libertà e con la libertà che vi lascio, con l'indulgenza che ha verso di voi, alla fine vi condurrà tutti in salvezza. Ecco, tu vuoi essere così, ma non puoi essere altro che te stesso. Ecco, qui non siamo d'accordo. Ora è così. Ora io sono proprio quell'ultimo del discorso della montagna. Perché se c'è uno che io amo, e chi in questa vita rappresenta Cristo, io amo il Papa che rappresenta Cristo. Soffro nel vederlo così incapace ad essere quello che vorrebbe essere. Mi rendo conto che proprio per come Gesù gliel'ha detto nel punto 18 del Vangelo ultimo di San Giovanni, un altro ti cingerà e ti porterà dove non vorrai. Io soffro per questo disegno di salvezza per lui, perché facendolo sbagliare lo aiuterà, ma ne soffro come Gesù soffrì a vedere la morte di Lazzaro. Pianse e dissero i presenti quanto lo amava. Non bisogna essere insensibili di fronte all'esempio di sofferenza che questo disegno ci mostra. Bisogna viverlo con passione, ma non con ansia, sapendo che è finalizzato al bene, quindi con speranza, con fede, con amore, sapendo che Dio passo dopo passo conduce tutto nel porto giusto, dove ogni vela deve arrivare, dove ogni barca deve giungere, al ricovero in quel porto grandioso dove ciascuno avrà la soddisfazione di avere le cose che avrà aspirato ad avere. Ecco, vedete, mentre voi dite che io sono un fallito proprio nel mio tentativo inutile, irraggiungibile, di voler fare da tramite alla discesa di Dio qui sulla terra, dicendo Amodeo, sì, capisco che tu dici io esisto, quindi sono reale, ci abbiamo bisogno qui di un Dio vero e reale, e ti offri, dici, vieni dentro di me, opera dentro di me, fai tu, io desidero immolare il mio corpo, la mia esistenza, la mia vita, al fatto che tu sia veramente vivo dentro di me. Ma non puoi fare più di quello che tu vuoi. Su questo non siamo assolutamente d'accordo. Io qui accendo il mio amore, il mio desiderio, e più trovo legnate più il mio amore si accende. Non si demolisce mica il mio amore di fronte a una sconfitta. Io non sono un opportunista che si muove finalizzato alle cose che deve raggiungere ora, qui. Io so che qui non le raggiungerò.
sono prevenuto. Ma io gioisco già di quello che accadrà nel futuro, quando tutti questi miei sogni, come dite voi, avranno la loro verità, saranno raggiunti. E nell'aldilà voi avrete e mi riconoscerete me come Dio, non me come il personaggio che vedete, ma me come l'animatore che sta animando questo personaggio, l'animatore che è Dio. Però sarà un Dio che si sarà collegato al mio personaggio, così come io oggi disperatamente tento di far entrare dentro di me la persona di Dio, che mi regoli, che mi comandi, che faccia come se io non esistessi proprio, che sia tutto di me. E se voi lo dite impossibile, perché non sono Dio, io vi rispondo: qui dove esistono le cose che esistono, io non sono. Ma là dove il nostro fine per ciascuno è di raggiungere le cose che si desiderano, e lì dipende solo dal desiderio che io accendo ora. E quindi avete perfettamente torto nel dire che la mia battaglia è una battaglia contro i mulini a vento. Sì, se io la conducessi nell'ottica di questo mondo, senza dubbio. Ma io vi dico come Gesù disse a Ponzio Pilato quando lo giudicava, e lui nemmeno rispondeva: ma perché non rispondi? Non sai che ho il potere su di te della vita e della morte? Gesù gli rispose: il tuo potere ti viene da molto lontano. Usò un'espressione poco chiara, perché capirono e si capisce che è Cesare che ti ha dato questo potere. No, chi ha dato questo potere a ciascuno di noi è Dio, è il disegno onnipotente tra l'essere e il non essere, che combina in tutti i modi possibili lo zero e l'uno, facendo un'infinita serie di DVD, e ciascuno di noi ne ha ricevuto uno, quello del suo personaggio, e vedendolo arrivare reagisce, lo legge, e leggendolo è acceso di desideri. Se il DVD che sta venendo alla mia testina di ricezione ha per reazione proprio il mio desiderio di farmi vittima qui, accettando la mia morte perché viva Dio in me, è perché io in questo modo devo accendere la mia sete eterna, che eternamente sarà soddisfatta dall'altra parte. Ma io opero già condannato in questo mondo, interamente, da tutti quanti voi. È inutile che cercate di capire fino in fondo quello che dico. Forse vi capite, ma non arriverete mai a condividere quello che io dico. Perché? È perché voi direte sempre: ma Dio è una cosa e noi siamo un'altra. Se non riuscite a schiodare questo chiodo che vi inchioda al personaggio e fa della vostra anima e del ruolo che per ora ha dato Dio una cosa sola, se voi non schiodate voi stessi da questo limite, voi non arriverete a capire che ciascuno di noi è Dio. Ma se deve scegliere un personaggio, alla fine quale personaggio volete che scelga? Si è lasciato a noi il compito di accettare dentro di noi la morte assoluta del nostro io, perché esista in noi il vero Dio, quello buono, quello giusto, quello che non commette nemmeno un'ingiustizia, quello che è sapiente, quello che ha una parola giusta e buona per ciascuno, che porta tutti a destinazione. Questo Dio non è il diavolo, non è la potenza che fa gli altri a modo suo, è chi accetta di mettersi insieme agli altri nel modo degli altri, avendo fiducia nel modo degli altri, di tutti gli altri, accettando questo che accade nel mondo come la cosa migliore, quella più giusta, la più santa, quella unica doverosa, perché l'unica composizione portata, e ve l'ho anche spiegato, da un calcolo secco e preciso: 10 diviso 9.
Questa è la forza che muove tutto in un modo talmente riconducibile alle sue infime parti, che quando noi vedremo, e lo vediamo nei documentari, un pesciolino che corre lì e sembra libero, è il risultato determinato da questa forza. E quindi, per la componente di forza che è stata aggregata in quella forma, a noi sembra un pesciolino vivo che ha una sua forza, una sua intenzione operativa, una sua vita libera. Ma tutta la vita apparentemente libera che noi vediamo adesso è il risultato obbligato tutto quanto della stessa operazione 10 diviso 9, che ha un unico risultato per quanto esso sia infinito. Tutto è obbligato, ma è lasciato a noi figli dal Padre nostro chi vogliamo salvare dentro noi stessi. Io dentro me stesso voglio salvare la figura del Padre mio, dello Spirito Santo, perché so che la figura del Figlio è stata già salvata ad abbundanza da Gesù Cristo, ma la figura del Padre no. Nessuno è entrato nell'ottica del Padre, e il Padre non è come il Figlio. Il Padre sacrifica se stesso per il Figlio, e io l'ho visto rappresentato in quelle tre croci del Calvario, in cui c'erano Padre e Spirito Santo, sotto le mentite spoglie di due farabutti ladri, per far rilucere in mezzo a loro il Figlio, al quale avevano sacrificato la loro bellezza ideale, facendosi peccatori. Perché quando Gesù dice, ogni volta che avete fatto qualcosa o non l'avete fatta qualcosa a uno, non l'avete fatta a Dio, non è per dirlo, è perché ciascuno di noi è nella sua essenza profonda Dio, a cui è stata data la gatta da pelare di un personaggio. Non potete confondere Dio con la gatta da pelare che ha avuto. Però, dovendo Dio scegliere tra tutti quanti i personaggi, uno che per lui fosse ideale, suo rappresentante, è strano a dirsi, ma ha scelto me. E io ve lo devo dire, perché non vorrei che nell'altro mondo mi rimproveraste di non essermi presentato in un modo sufficientemente chiaro. Io ho scritto libri, ho scritto qui su YouTube, ho fatto interventi, vi ho fatto vedere migliaia di prove. Non ne manca una, non manca un requisito solo. Ma ogni volta che io vi porto una prova in più, come reagite? Ancora un'altra. E porto una prova che questo è stato scritto lì? Ancora. Ne porto un'altra, ancora. Come se ogni volta che io aggiungessi una prova, invece di aggiungere una prova, io stessi aggiungendo una fregnaccia. Non siete capaci di entrare con la vostra intelligenza all'interno di una prova a vedere se è probante? Non avete questa capacità? Certo che ce l'avete, non siete mica stupidi. Nessuno è stupido. Ma siete solo condannati ad avere fede o no, a seconda del disegno di Dio e non della vostra libera scelta. L'unica cosa di cui siete liberi è il desiderio di essere in un modo o nell'altro, a seconda un senso di giustizia che voi maturate. Perché una volta che ciascuno di noi ha maturato il significato del bene, allora desidera essere in quel significato. È solo uno stupido che quando ha capito che cos'è il bene vuole essere il male. Io ho capito che il bene assoluto sta nel Padre e nello Spirito Santo, che immolano la loro vita affinché accada che nemmeno loro due passano per Dio, perché sono talmente modesti e vivono talmente per il Figlio che fanno apparire Dio il Figlio. Certo, questo poi è mitigato un po' attraverso le altre due fedi nel solco di Abramo,
Perché da una parte c'è il Vecchio Testamento che dice no, Dio è Dio, quell'altro c'è che dice Allah è Allah, Gesù Cristo sì è un grande profeta, ma Allah è Allah. Ecco, i tre punti di vista diversi che esistono sono proprio in motivati da ciò. Quindi non voglio menarla ancora ripetendo concetti che ho espresso tante volte, ma continuerò a esprimerli fino a che adesso non fanno storia. Ma quando dovesse arrivare il momento nel quale si riconoscerà la verità di quello che io vi sto dicendo sul destino dato a me dalla vita, queste parole che oggi sembrano buttate al vento saranno lette, studiate, ascoltate. E avrete, non come è accaduto ai tempi di Gesù Cristo, i dodici e una parte dei dodici che si mettono a storicizzare le cose. Avrete direttamente la voce di un Dio entrato in un personaggio che non passa attraverso la storia e il racconto di altri. Parla di suo. Ecco, la fine dell'anno prossimo, il famoso 12 del Maya, ciò finirà. Perché tutta la storia sacra di questo che sta per accadere si imposta sulla venuta di Dio sulla terra, in Gesù Cristo, e sull'andata via del Padre e Spirito Santo quando è ritornato e avendo in sé in potenza l'essenza di Gesù Cristo. Credo di avere risposto una volta per sempre. Non ditemi ma perché fai questo e ti ostini. Io non mi ostino, so già che faccio certe cose di fronte a nessuna possibilità di muovere qualcosa ora. So di non avere nessun mezzo potente per cambiare le cose, ma nessuna. Non sta in me decidere di soffiarmi il naso o no, infilarmi il dito in un occhio o no. Io non ho la possibilità di cambiare niente. Nulla si può cambiare al mondo, perché deriva tutto quanto da 10 diviso 9, che è un risultato unico e immodificabile per tutti. Anche se poi diviso in parti sempre più piccole, certe volte appare aggregarsi intorno a individui dotati di una certa loro libertà. Ma perché accade? Perché all'interno di tutte le quantità matematiche ci sono anche quelle che sembrano avere più di una variabile. Equazioni che hanno e accettano più risultati. E allora quando questo accade ci sono delle espressioni matematiche che sembrano in un certo qual senso libere di avere un risultato o l'altro a seconda di che cosa incontrano. Ma anche il virus, un programma operativo che entra in un sistema come un DVD che è inserito in un computer, ha la capacità di trasformare tutti i dati a proprio uso e consumo. Tutte queste possibilità esistono nel sistema binario e esistono anche nella divisione di 10 diviso 9. È la vita che attualmente automaticamente si accende in un modo unico e per tutti quanti gli esseri che la compongono, a partire dagli atomi, dai microbi. Non c'è un microbo, uno solo, che non derivi dalla divisione di 10 diviso 9. Quindi io so che non si può cambiare nulla, perché è tutto già contenuto in questo destino. Ma so che posso cambiare me stesso, perché la mia reazione di anima calata dentro questa gabbia del destino, la mia reazione è libera. E io della mia vita accetto fino a questo punto e non accetto fino a quest'altro. Quello che accetto e voglio con tutte le mie forze è che se qualcuno si doveva immolare santamente in questo mondo per togliersi di mezzo, proprio come soggetto, come individuo, perché al posto suo viva il Padre e lo Spirito Santo Dio, ecco, costui sono io. Non è egoismo,
non sono io che voglio plasmare Dio a modo mio, sono io che voglio proprio togliermi di mezzo per far esistere un altro dentro di me. Non è amor proprio, perché se io dovessi avere amor proprio, io, il mio io, Romano Modeo, lo terrei vivo, io lo elimino. Che amor proprio si ha verso un io che si elimina, perché viva un altro? Ecco, tutti coloro che confondono quello che io nel mio profondo desidero è perché fanno fatica a capire come stanno le cose in verità. Non credono che sia possibile che uno arrivi a odiare talmente la sua vita, il suo stesso essere, perché ostacola l'essere di Dio entrare dentro di lui e a vivere lui in comunione con il mio corpo, in una vera comunione con il mio corpo, ma così profonda che di fronte a quella luce la mia ombra sparisce proprio. Io come posso essere invaso dalla luce, io che sono ombra, e avere un pezzettino di ombra che sopravvive? La mia ombra sparisce. Ebbene, questo che a voi può sembrare il mio sogno, la mia lotta contro l'impossibile, è proprio quello che determina liberamente quello che sarà dopo, ossia tutto quello che oggi mi manca, successo e tutto quello che è legato a questo. Ciao.